I sintomi principali, quali possono essere e soprattutto in presenza dei sintomi, quali esami sono consigliati? Allora, i sintomi variano molto perché un gruppo di queste malattie, il cosiddetto gruppo a basso rischio, possono avere anche solo una lieve carenza di globuli bianchi o di emoglobina o di piastrine che inizialmente può non dar sintomi. Poi se la malattia va avanti, quindi all'inizio può essere anche un riscontro da un emocromo fatto di routine che vede delle anomalie. Anche un esame normale può dare un'anomalia e del campanello d'allarme. Esattamente, che deve portare il paziente a riferirsi al curante che lo riferirà all'ematologo. Per cui va detto anche al medico di famiglia o chiamato della mutua, sì, che se vede del genere di dire si rivolga poi a uno specialista. Esattamente. Invece nelle forme un pochino più avanzate il paziente può essere stanco per l'anemia, avere degli ematomi visibili, dei sanguinamenti per le piastrine basse o dei fatti infettivi per l'abbassamento delle difese immunitarie.